Un altro importante centro di cultura umanistica fu Roma, dove molti intellettuali alla ricerca di mezzi di sostentamento e di rendite sicure entrarono a far parte del clero, come vescovi e cardinali. A loro la curia romana lasciava grande libertà e offriva protezione e favori. I papi del 400 e del 500 infatti erano spesso mecenati e umanisti a loro volta. Emblematici sono i casi di Niccolò V e soprattutto di Enea Silvio Piccolomini, famoso letterato, eletto papa nel 1458 col nome di Pio II. Alla corte dei papi operarono agli inizi del Cinquecento due degli artisti più importanti dell'età umanistico rinascimentale: Raffaello, a cui si deve la realizzazione di parte degli affreschi delle cosiddette stanze vaticane, e soprattutto Michelangelo, a cui dobbiamo l'affresco della Cappella Sistina. Altre corti in cui era particolarmente ricca l'attività culturale furono quelle degli Estensi di Ferrara, dei Gonzaga di Mantova e dei Montefeltro di Urbino. Nella seconda metà del 400, per opera dei duchi Federico e di suo figlio Guidobaldo di Montefeltro, Urbino afferma la propria centralità nel panorama del frammentato territorio marchigiano e diviene la vera capitale dell'arte intellettuale italiana. A Urbino si incontrano i grandi protagonisti dell'invenzione umanistica, della prospettiva scientifica, da Piero della Francesca a Leon Battista Alberti, al matematico Luca Pacioli. Lo stesso palazzo ducale, enorme rispetto alle dimensioni ridotte della città, fatto costruire da Federico, e la creazione di una splendida biblioteca erano il frutto di una precisa politica culturale. L'umanesimo si faceva autentico programma politico. Non a caso, all'inizio del XVI secolo, soggiornano e lavorano a Urbino due intellettuali di primo piano come Baldassarre Castiglione e Pietro Bembo, che sono ospiti della corte di Guidobaldo da Montefeltro. Bembo dedicherà un dialogo latino a commemorare in chiave mitica i duchi di Urbino, mentre Castiglione ambienterà il suo libro del Cortegiano nella cornice ideale della corte urbinate. In relazione al mutato contesto cambia anche il ruolo dell'intellettuale, che è di fatto un intellettuale che opera all'interno delle più importanti corti dell'epoca, un intellettuale cortigiano al servizio del Signore. Egli è di fatto un funzionario di corte, in quanto svolge attività molto varie e diverse, deve ricoprire alcune mansioni amministrative, provvedere alla stesura di opere di carattere storico e encomiastico che elogino la casata del Signore, dedicarsi alla produzione oratoria di circostanza, allestire feste e cerimonie, educare i figli del principe.